passato, diciamo così, dal combattimento, diciamo, con la magia sul terreno, quella con i Kalashnikov e i mitra e le pistole, e sono passati invece a mettere sotto accusa, prima sotto osservazione, poi sotto accusa, un'altra mafia, ma una mafia molto più molto diversa, la mafia in doppio petto, cioè la mafia, per usare così un termine abbastanza, cioè la mafia dei colletti bianchi, o comunque la mafia dei poteri forti. Quando mi sono cioè, quando ho capito che, cioè, poi cos'è la mafia? La mafia è una declinazione di qualcosa che conosciamo bene tutti, in tutti gli ambienti, è una declinazione della prepotenza. E quando ho capito che anche i poteri forti facevano abusi, facevano ricatti, facevano intimidazioni, e in certi casi arrivavano addirittura all'uccisione, cosa dovevo fare? Dire questa non è mafia, lasciamola in pace? No, io sono passato dal terreno delle mafie, dal combattimento con le mafie sul terreno, al combattimento, cioè a scegliere proprio la linea di combattimento contro i poteri forti di determinate aree del paese. Solo che, signore mie, qui il discorso è cambiato. Ebbene, quando io ho aperto, diciamo così, questo scontro, cioè, sto parlando dello scontro di un giornalista, naturalmente, nei confronti dei poteri forti, le reazioni sono state completamente diverse. Perché lì è iniziata, come dicevo prima, proprio nell'incipite, cioè, è partita una vera e propria guerra, una guerra di repressione assoluta. Sono stato querelato in queste circostanze ben 30 volte, è stata querelata anche mia moglie, se potessero querelerebbero anche i miei figli, hanno fatto delle inchieste, come si chiama, indagine patrimoniale, addirittura su mia moglie, multe per decine e decine di migliaia di euro. Poi si passa alle querele, le querele arrivano, cioè dopo le querele arrivano le condanne, condanne addirittura a 50.000 euro di multa, visite fiscali solo perché uno non si presenta la mattina in un'udienza. Ragazzi, cioè, qua dovete tenere presente, dobbiamo tenere presente una cosa, che io in questo periodo storico ho un'udienza ogni settimana. Se io dovessi seguire tutte le udienze dei miei processi, non dovrei vivere, non dovrei lavorare, non dovrei fare noi giornalisti, ma vivere. È una stretta repressiva notevolissima, una stretta repressiva notevolissima che ha superato, ha varcato qualsiasi limite. Come diceva Alberto, sono arrivati addirittura a chiudermi un sito, ed è la prima volta questo che succedeva allora in Italia. Ora, poi dopo di me ne sono arrivate altre chiusure, però voglio dire, quando è successo 4 anni fa era il primo caso. Cioè in Italia o la mafia è al potere, o al potere c'è la mafia, o al potere c'è il fascismo, oppure ci sono magistrati, dicono gli americani e gli inglesi, che sono impazziti, perché cose del genere non si sono mai avute in tutto il mondo occidentale. A partire da, diciamo così, una repressione personale nei confronti di un giornalista, si è passati a un qualcosa di molto grave, cioè è stato creato il precedente perché domani possono essere represi altri giornalisti, possono essere chiusi altri giornalisti ed essere addirittura condannati i blogger per stampa clandestina. Come diceva Alberto, si tratta di un reato che in Italia esisteva sulla carta, però non ha avuto mai, diciamo così, rilievi pratici. Un reato che è di origine fascista, che è stato mantenuto nella legge italiana perché la legge sulla stampa è del 47 o del 48, quindi in un periodo molto travagliato, in un periodo in cui si era proprio nell'immediato dopoguerra, per cui c'era una situazione molto convulsa. Negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, questo articolo di legge è andato completamente in disuso, non è stato mai applicato per nessun giornale. Per la prima volta, e ripeto, dal dopoguerra ad oggi, viene applicata non per un giornale, ma addirittura viene applicata per un sito internet. Ora,
evidentemente siamo in una situazione grave che non viene a caso. Io non posso pensare che i magistrati che hanno fatto questo atto siano fuori dalla realtà, non posso pensare che siano persone che agiscono in maniera sconsiderata. Certamente tengono conto dell'humus della situazione politica in Italia, e l'humus purtroppo è il peggiore che si possa immaginare, perché siamo in un periodo, cioè in questo momento non c'è solo il pericolo che corre il web, ma in questo momento è tutto il giornalismo, tutta l'informazione che viene repressa attraverso una serie di modi. Abbiamo le leggi sulle intercettazioni telefoniche, abbiamo i giornalisti che vengono intimiditi dalla mafia, abbiamo tante altre cose, abbiamo i giornalisti che vengono perquisiti in casa, come è accaduto a un giornale, il Levante, abbiamo addirittura giornalisti in redazione della Repubblica, il giornale, voglio dire, di grande autorevolezza, e che pure sono stati anch'essi repressi, perché sono stati perquisiti, sono stati maltrattati, sono state rovistate intere redazioni, sono state fatte delle cose molto gravi. Questo allora fa capire che quello che dicevo prima, cioè che siamo in guerra, non è una cosa che riguarda me, ma riguarda tutta l'informazione nazionale. Non vengono accettate le inchieste,